Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. La sfera è un luogo sospeso dove i frutti sono brillanti e succosi e le nuvole sfiorano le chiome vaporose degli alberi. Qui vivono i Goodluck, gli animali magici che, dopo aver appreso le lezioni dei saggi del destino, hanno il compito di indirizzare al meglio la vita degli uomini. Goony, un piccolo unicorno dal muso buffo, anche se ha ancora molto da imparare, è convinto di essere già pronto a ispirare le buone azioni di un essere umano. Così decide di prendere il Tornado Bus e di raggiungere la Terra, mettendo nei guai se stesso e i suoi migliori amici, Delpy, l'uccellino occhialuto, Corrado, il tigrotto, e Printil, una sirenetta che fluttua in una bolla d'acqua. Io, la vispa Printil, dal caschetto malizioso. Nettuno si gettava ai miei piedi, implorando chiamami Nunu. Se siete incuriositi da questa strana storia, il merito non è certo mio, ma di Tauro e Caricola, che firmano il soggetto e i disegni della storia di Goony. Ed è proprio con la storia di Goony che si apre la penultima puntata di questa stagione di Rete 8 Libri. Per Cavalleria dovrei cominciare da Chiara, però in realtà comincio da Tauro. Perché? Perché Tauro ci spiega un po' la storia, visto che lui l'ha sceneggiata. Il libro si chiama Goony e intanto cominciamo subito col dire e col sapere chi è Goony. Goony è un unicorno buffo e scontroso ed è praticamente il protagonista di questa storia, che è una storia avventurosa, e nasce in un mondo magico che si chiama La Sfera, dove nascono questi personaggi, questi animaletti, che sono dei Goodluck, li abbiamo chiamati noi, che viene dall'inglese good luck, buona fortuna. Sono dei talismani che devono imparare a diventare dei talismani diciamo virtuosi, retti, e vengono inviati ai bambini della Terra proprio per farli crescere nella maniera più nobile possibile. Soltanto che Goony, dicevamo, è scontroso e pensa di saperla lunga, pensa di essere già pronto, e coinvolge, loro malgrado, i suoi amici, che sono Corrado la tigre, Printil la sirena e Delpy l'uccellino, in un'avventura dove però scopriranno l'empatia, l'amicizia e lo spirito di gruppo. Perché sono una sirena, canto in sirenese. Printil slash lax max mac lu lu. Chiamami Nunu. Come funziona fra voi? Lui racconta una storia e tu la illustri, oppure tu pensi a un personaggio e poi lui ci attacca sopra la storia? Allora, di solito lavoriamo insieme, in sinergia, facciamo delle vere e proprie riunioni. Quindi in questo caso avevo avuto un'idea su qualche personaggio e ne abbiamo parlato e lui ha dato vita a questa storia. Quindi mi manda una sceneggiatura scritta, io poi seguo quelle che sono le inquadrature, scelte, diciamo, di quello che accade, insomma, poi devo metterle io nero su bianco, quindi in realtà poi faccio i disegni in base a quello che mi dice lui. Che cosa ti ha ispirato questo personaggio? Goony? Allora, rispetto al precedente fumetto, che era Claire e Malou, prima si svolgeva tutto in una casa, comunque a scuola, era una vita molto tranquilla, quella dei personaggi del primo libro. In questo caso volevamo fare una storia completamente fantastica e abbiamo visto che negli ultimi anni si sono, diciamo, rivelati molto importanti nella vita dei ragazzi e bambini gli unicorni, quindi è stata riscoperta questa figura mitologica. E la canzone dell'unicorno ti entra in testa e ci rimane tutto il giorno. Un passo avanti, un giro intorno, ci vestiremo tutti quanti da unicorno. E abbiamo voluto un po' però sfatare il mito dell'unicorno positivo o comunque sempre saggio, maestoso, e ci è venuto in mente proprio di ribaltare un po' quello che è il carattere di un unicorno classico, e abbiamo creato questo personaggio che ha il nome che strizza un po' l'occhio alla storia dei Goonies, che è il film degli anni 80 che tanto ci piaceva quando eravamo piccoli. Quindi unicorno, Goony, ci sembrava ottimo come miscuglio.
La storia, come dicevo, leggibilissima e godibilissima dai bambini, ma insomma vuole sottolineare anche un po' la forza dell'essere insieme, anzi, come si dice, l'unione fa la forza. Esattamente, l'unione fa la forza, perché nella storia tutti i personaggi ci siamo divertiti innanzitutto a caratterizzarli, quindi si possono... è vero che si possono prendere anche singolarmente, nel senso che il lettore può trovare simpatia per uno o per un altro e quasi può trovare un'affinità caratteriale, però poi in realtà il vero spirito della storia è vedere che nessuno è imprescindibile dall'altro, che devono essere insieme, perché quello che devono compiere soltanto insieme ci riescono, ci possono riuscire. Perché scrivere e illustrare libri proprio dedicati ai bambini, riservati ai bambini? Allora, questa è una scelta che abbiamo fatto perché diciamo che disegniamo e scriviamo storie da quando siamo piccoli, in un certo senso. E abbiamo anche insegnato a una scuola di fumetto, all'Accademia del Fumetto di Pescara, e quindi abbiamo avuto sempre un forte rapporto, ecco, con diciamo, l'editoria infantile. E io comunque illustratrice per bambini, e lui aveva necessità di raccontare delle storie per bambini, perché più si impara come parlare ai bambini, più magari puoi avere un adulto, diciamo, che ha dei valori, un certo tipo di formazione. Noi ci crediamo, diciamo, ancora che vogliamo essere fiduciosi per quanto riguarda le prossime generazioni, quindi facciamo storie per bambini, però è anche vero che diamo loro una sorta di lettura doppia, quindi anche gli adulti possono benissimo accompagnare nella lettura ai più piccoli. Quanto è difficile inserire comunque degli insegnamenti in un libro, non facendoli pesare poi ai bambini? Allora, non lo so dire quanto possa essere difficile, posso dire che noi, parlo anche a nome di Chiara, abbiamo per fortuna quel background di letture, di cartoni animati che vengono dagli anni 80-90, cioè dei cartoni, ricordo tipo quelli della Filmation o dei film come aveva citato prima, i Goonies, dove con la semplicità e con il divertimento, perché poi era una prerogativa che tenevamo anche nel precedente libro, il fatto di accompagnare una lettura col divertimento, mescolandoli in quella maniera forse ci siamo semplificati, ma semplificati nel senso che non ci siamo resi la vita fin troppo difficile, ci siamo divertiti innanzitutto noi nel dare un insegnamento. È la canzone dell'unicorno, la canterai da mezzanotte a mezzogiorno, un'avventura senza ritorno, ci vestiremo tutti quanti da unicorno. Questo è il secondo libro, avete già in programma qualcos'altro? E tra l'altro, com'è andato il primo? Il primo è andato sia andato molto bene, tanto che su questo ci puntiamo un sacco. Probabilmente di questo potrebbe, diciamo, esserci anche un secondo, un seguito. E vediamo un pochino, perché abbiamo in cantiere un sacco di cose, non solo più per bambini, ma anche per un pubblico un po' più adulto, sia singolarmente sia come duo, diciamo, Tauro Caricola. Il duo funziona? Il duo funziona benissimo, noi lavoriamo benissimo, non ci conosciamo poi da più di 15 anni, quindi c'è già un'amicizia alla base molto forte. Il fatto che verranno altri libri, io sono sicuro di sì, non possiamo dire nient'altro perché porta male poi. E allora, se verranno, però verranno anche qui, perché è già arrivato il primo, questo è il secondo, quindi come si dice non c'è due senza tre qui alla Libreria Coop. Per ora però c'è Guni, Tauro e Chiara Caricola, testo e illustrazioni. Grazie. Sono una sirena. Igor De Amicis lo abbiamo conosciuto in più occasioni, lui è autore insieme alla compagna di libri per ragazzi, e lo ritroviamo però dal reparto, diciamo, ragazzi della libreria in carcere, ma in senso buono, perché lui, oltre ad essere commissario capo di polizia penitenziaria, ha scritto un libro
che parte proprio da una situazione carceraria. È un thriller, quindi libri per ragazzi dimenticateli, qui siamo in atmosfera totalmente diversa, storia di malavita, di camorra, storia dura anche, appunto con la location carceraria e non solo naturalmente. Intanto questo passaggio, il tuo primo libro, fra virgolette, normale, cioè non per ragazzi, forse in un ambiente che conosci anche per esperienza professionale, ma insomma è un passaggio significativo. Come mai, come ti è venuto in mente di passare dalla letteratura per i ragazzi al thriller? Ma in realtà non è stato un passaggio, nel senso che la stesura di questo libro è cominciata prima ancora che io scrivessi per ragazzi, perché la stesura del libro, di questo libro, è durata quasi 4 anni. È cominciata quasi per gioco, perché ho avuto un'idea particolare per una storia. Mentre scrivevo questo libro ho cominciato anche a scrivere per ragazzi. Poi la scrittura per ragazzi è andata così bene che i libri si sono susseguiti uno dietro l'altro. Quindi la stesura di La settima lapide, di questo thriller, praticamente è stata interrotta in continuazione dai libri per ragazzi, però continuava ad andare avanti fin quando non ho deciso di prendermi una pausa di qualche mese dai libri per ragazzi per cercare di finirlo, e sono riuscito finalmente a finirlo. E allora il libro è proprio La settima lapide, edizione Idea Planeta, ma come dicevo prima, intanto questa settima lapide che è lì che attende qualcuno, e il libro, non svelo niente, non spoilero niente, perché il libro parte proprio da un cimitero, insomma, come scene anche iniziali, con una serie di tombe di cui però una sola è occupata, e quindi poi nel proseguo della narrazione vedremo chi, come e perché occuperà le altre, se le occuperà. Questo non svelo niente. Dicevo, poi da questa storia insomma si arriva in un ambiente carcerario. Ovviamente la domanda a una persona che si occupa di questo, che è a capo appunto della polizia penitenziaria, è la tua fonte di ispirazione? Allora, sicuramente tengo a precisare che i fatti narrati sono ovviamente frutto di fantasia, i personaggi del libro non sono mai esistiti, però ecco, il background, certe situazioni, certi modi di parlare, certi modi di comportarsi, una certa aria che si respira nel romanzo ovviamente fa parte del mio ramo di competenza professionale, cioè quando io parlo di delinquenti e di criminali forse ne parlo, voglio prendermi questa libertà, ne parlo meglio di qualche altro autore, qualche altro autore di thriller, per il semplice motivo che io di criminali ne conosco tanti, criminali veri. Quindi un certo modo di esprimersi, anche semplicemente un certo modo di porsi, di camminare, di intendere le cose, è perché lo vedo tutti i giorni. Quindi, come mi è stato detto da alcune persone che hanno letto il libro prima che il libro uscisse, si respira un'area di verità, nonostante sia tutto inventato. Hanno letto qualcuno di questi tuoi conoscenti, diciamo così, ha letto il libro? Conoscenti, amici? Conoscenti carcerari, criminali? No, non penso, anche perché io tengo abbastanza separata la mia attività professionale come commissario di polizia penitenziaria da quella di scrittore. L'hanno letto alcuni colleghi sì, e qualcuno addirittura è finito nel libro, qualche collega, e si riconosce, lui e gli altri si riconoscono, però no. Tengo a, la mia volontà è separare nettamente le due attività. Però non potrei impedire che magari finisca nella biblioteca del carcere? Assolutamente, io non posso impedirlo, perché ovviamente i detenuti possono acquistare qualsiasi libro, giornale e in libera vendita all'esterno tramite le domandine del sopravvitto, ma per quanto mi riguarda io con loro non ne parlo, proprio perché mi dà fastidio a me mischiare le due questioni.
Ti hanno chiesto, mi raccontavi poco fa, ti hanno chiesto, ma davvero è così duro quello che accade là dentro, è così insomma spietato anche a tratti, è così complessa anche questa realtà o è quello che racconti è romanzato? Tu hai risposto, sì, ovviamente non è verità ma è verosimiglianza totale. Assolutamente sì, cioè il discorso che faccio è questo, che ovviamente all'interno del carcere ci sono persone con problematiche anche di tipo comportamentale, che a volte non sanno trattenere i propri impulsi, non sanno trattenere, hanno un diverso modo di relazionarsi, e allora ovviamente può capitare che ci siano contrasti tra detenuti, situazioni, diciamo quelli che noi chiamiamo eventi critici, capitano all'interno del carcere, tutto sta ad affrontarli in maniera calma e professionale. Dopo questa così, avventura così appunto importante e anche insomma, difficile, tornerai alla letteratura per bambini, che a questo punto è una boccata d'aria fresca. Assolutamente sì, già stiamo insieme a mia moglie Paola Luciani, che è la mia coautrice, scriviamo insieme libri per ragazzi, stiamo già lavorando al prossimo libro per ragazzi. Diciamo adesso ci saranno due libri per ragazzi, dopodiché mi metterò a scrivere il secondo thriller. Ecco, intanto questo primo thriller, cosa che non accade di frequente, questo lo dico sempre ma lo ripeto, perché nonostante la mole immensa di libri che vengono pubblicati, non è poi così facile intanto che si vendano, che vadano bene, ma soprattutto che vengano tradotti, che vengano portati all'estero. Per un autore è un momento importante quello in cui la casa editrice ti annuncia che la tua fatica letteraria è stata acquistata anche da altri paesi. E questo già ti è accaduto ancora prima che il libro venisse pubblicato? Sì, è una cosa che può sembrare paradossale, ma ancora prima che il libro uscisse in Italia, che è uscito il 22 maggio, erano stati venduti i diritti di traduzione e pubblicazione in Spagna e in Germania, e in tutti e due i paesi per la Penguin Random House, che per chi si occupa di editoria sa che è la più grande casa editrice al mondo. Per intenderci, è la casa editrice che negli Stati Uniti pubblica John Grisham e Stephen King, e in Spagna e in Germania pubblicheranno anche me. E questo è successo prima che libro uscisse, perché il manoscritto completo ha girato attraverso alcuni scout internazionali che hanno consigliato questo libro alle varie case editrici. E da quello che so, a Spagna e Germania, incrociando le dita, si dovrebbero affiancare diversi altri paesi. E allora, sta andando bene, il prossimo ha qualcosa a che fare con questa storia, con queste lapidi, oppure tutt'altro? No, è tutt'altro. Quando nasce l'idea di un libro sono sempre delle suggestioni, è un'idea che all'improvviso viene e che non riesco a togliermi dalla testa, così come è stata per le sette lapidi. Qualche tempo fa mi è venuta in mente un'idea, il nucleo principale di questo nuovo thriller, e ho cercato di non pensarci, ma in realtà la mente continuava a tornare lì, quindi ho cominciato a buttare giù una trama. Se tutto va bene, a settembre comincio a scrivere. Bene, allora in bocca al lupo per questa prima pubblicazione di genere diverso rispetto ai libri per bambini, a Igor De Amicis, La settima lapide, un in bocca al lupo di cui a quanto pare non ha neanche necessità, perché insomma no. È già, però c'è sempre bisogno di un quadrifoglio da qualche parte. Sì, sempre crepi il lupo, la fortuna serve sempre. E poi comunque è un amico fidato della libreria Coop del centro d'Abruzzo, insieme a Paola, e quindi siamo certi che li ritroveremo qui anche con i prossimi libri per bambini. Con grandissimo piacere. Nel terzo incontro di Rete 8 Libri torniamo al mare, ma non quello di carta raccontato da Chiara Caricola e Tauro. No, qui ci tuffiamo, per così dire, nel mare vero, quello della Sardegna e dei coralli, quello raccontato da Vanessa Roggeri grazie alla collaborazione fra la libreria Coop, il centro d'Abruzzo e l'associazione Dimonius. Rappresentare la Sardegna, ma come abruzzese ormai posso dirlo, dopo 18 anni c'è Emily Congiu, che naturalmente però non dimentica la sua bellissima terra, e non la dimentica neanche dal punto di vista letterario, appunto, perché come co-organizzatrice della rassegna che accompagnerà la Tu per Tu con l'autore verso l'estate, quindi poi si ferma, poi si riprenderà in ottobre, e quindi anche come chiusura del ciclo di trasmissioni di Rete 8 Libri, un
un piccolo gruppo di scrittori sardi, lei è la prima, ne arriveranno degli altri. Intanto il lavoro della tua associazione. Allora, io sono il presidente del Circolo Culturale Sardo Abruzzo e Molise di Monios. La nostra associazione lavora in questo territorio da quasi 3 anni e il nostro compito fondamentale è quello di far conoscere la Sardegna nel territorio che ci ospita e in particolar modo cercare di far sentire meno lontani i sardi che per motivi di lavoro o per motivi vari sono dovuti andare via dalla Sardegna e quindi si ritrovano in una terra ospitante tra virgolette soli, nel senso che noi abbiamo un senso di appartenenza molto forte al nostro territorio, quindi ritrovarci in una terra che ci ospita e che amiamo tantissimo perché comunque siamo qua, comunque la nostalgia di casa è molto forte. La nascita delle associazioni sarde in Italia è molto forte, noi facciamo parte della FASI, che è la federazione che riunisce federazioni delle associazioni sarde in Italia, che raggruppa quasi più di 70 circoli in Italia, e il nostro compito è quello di riunirci, stare insieme e promuovere quella che è le tradizioni e la nostra terra. Qua in Abruzzo noi stiamo cercando di sviluppare diverse iniziative e forse quella più importante è proprio quella che stiamo riuscendo a realizzare grazie alla libreria e grazie all'Ipercop, che è quella di portare i nostri scrittori, la nostra tradizione, la nostra forza anche fuori. La rassegna a tu per tu con la Sardegna nasce per questo, perché grazie a Claudia Campli, grazie alla collaborazione che da 3 anni ci contraddistingue, abbiamo deciso di creare questa iniziativa molto forte, creare un mese con gli scrittori sardi. Siamo molto fieri e onorati di aprire la rassegna con Vanessa Ruggeri, che ha fatto un libro bellissimo, che è pieno delle nostre tradizioni, ci rispecchia tantissimo. Leggerlo è una grande emozione, non solo per i sardi, ma anche per chi ci vuole conoscere, perché lei rappresenta una Sardegna che parte dal passato ma si rispecchia dal futuro e apre le porte a conoscere quella che è la vera Sardegna. Vanessa Ruggeri, autrice della Cercatrice di Corallo, una storia che ha come coprotagonista assoluto, direi, il mare, anche se poi ci sono dei personaggi, c'è una sorta di faida familiare fra due famiglie e ci sono i due ragazzi dell'una e dell'altra famiglia che insomma cercano di ricomporre le cose amandosi, almeno ci provano. Però dicevo, coprotagonista il mare. Tu sei di Cagliari e la Sardegna è il nostro mare per eccellenza, lo dico anche a malincuore perché insomma anche la mia regione non scherza, però il mare è davvero importante e si respira in ogni pagina di questo libro. Si respira in ogni pagina, è protagonista del romanzo. Io volevo raccontare l'altra faccia della Sardegna, perché la Sardegna è un'anima divisa in due, un'anima che ha a che fare con l'entroterra, quindi una vita di uomini e donne profondamente legata alla terra e a tutto ciò che comporta la terra, e poi ci sono le persone, la gente del mare, la gente delle coste, e quella è l'altra parte della Sardegna, poco conosciuta e raccontata nei romanzi, la parte più arcaica, più dell'entroterra, la vita di comunità legata al folklore, alle leggende, quella è stata molto raccontata anche da me stessa, e la parte invece della costa è quella che volevo invece raccontare perché ha tanti aspetti ancora inediti. Uno di questi è legato al corallo, soprattutto il corallo che ha a che fare con la riviera del corallo, quindi da Bosa ad Alghero, quello è il tratto di costa più famoso, legato al Corallium rubrum, proprio questo che porto al collo, quindi corallo di Sardegna. Voli d'alcione ripetono motivi eterni e vele spiegate come bianche ali d'angelo segnano la vicinanza di una costa. È quella d'Alghero, antichissima città che domina un'ampia rada sulle coste occidentali della Sardegna. Le torri dello Sperone, di San Giovanni, del Molo e della Maddalena volgono ancora i loro baluardi verso il mare, quasi a scacciarne un'oscura minaccia. Io sono rimasta profondamente affascinata nel 2015, quando ho presentato il mio secondo romanzo ad Alghero,
e lì davanti alle vetrine scintillanti di corallo mi sono accorta che di sapere poco e niente sulla vita del corallo e sul mondo che sta dietro e intorno a questo materiale nobile, questo dono del mare. E tutto ciò che ha a che fare con il mare ha un sapore che ispira libertà, che ispira possibilità. Io non vivo e non vedo il mare, io che sono nata a Cagliari, ho sempre vissuto quindi davanti al mare, non vivo il mare come un ostacolo al resto del mondo, al resto d'Italia. Io vivo il mare come un infinito orizzonte con infinite direzioni, quindi possibilità. E non potrei vivere dove non c'è il mare. Devo almeno sapere che è lì a poca distanza, perché è la mia valvola, insomma, d'aria, di respiro, di libertà. Un mare che nella storia di questi protagonisti, come sua consuetudine, prende e dà, ma è capace di dare tanto ed è capace anche di prendere tanto. Ed è un po' anche, io leggendo il libro mi è venuto in mente anche che il corallo, nel suo essere morbido, tenero nell'acqua, poi quando viene fuori dall'acqua irrigidisce, indurisce, e quindi anche qui c'è un po' una doppia faccia, insomma, dello stesso elemento, così come il mare. Quindi il corallo appartiene davvero al mare, al di là poi della leggenda. Sono venuti da Torre del Greco a pescare il corallo in Sardegna, perché una tradizione secolare li ha resi i più esperti e quasi i più affettuosi per questo lavoro al quale vorrebbero ridare l'antico splendore. Il corallo che viene lavorato dagli artigiani non è altro che una struttura in carbonato di calcio, è la tana, la dimora che ospita delle colonie di gorgoniacee, quindi dei piccoli polipi che in un ciclo infinito di vita e di morte vanno a comporre questo sorta di albero meraviglioso dal colore affascinante, diventa rosso perché l'acqua qua è ricca anche di elementi di ferro e quindi vanno a colorare il carbonato. E il corallo ha avuto sempre tanta fortuna, fin dal Neolitico. Tutti i popoli del mare l'hanno pescato, tutti i popoli anche che non erano legati al mare hanno voluto acquisirlo in qualche maniera, inglobarlo nella loro gioielleria, negli ornamenti religiosi, perché se il corallo ha avuto tanta fortuna fino ad oggi è perché l'uomo gli ha attribuito un potere, gli ha attribuito un simbolo superstizioso, magico, soprannaturale, e questo suo essere magico come elemento è già contenuto nel suo nome, perché corallo pare che derivi dal termine goral, un termine arabo che va ad indicare delle piccole pietre di corallo che venivano usate per fare dei riti divinatori. Quindi già nella sua origine, nella sua essenza è contenuto un grande potere, tutto il potere che l'essere umano gli ha attribuito. Corallo che è capace di portare fortuna se lo regali, di tenere lontani gli spiriti marini, di proteggere i bambini e i soldati in guerra. Il corallo come simbolo di bellezza, di vita, di sangue, corallo mediatore tra uomo e Dio. Quindi c'è tutto un mondo legato al corallo. Io quello che ho voluto raccontare è il mondo legato ai pescatori di corallo, che è un mondo estremamente difficile, un mondo duro. L'attrezzatura, che nel suo insieme si chiama ingegno, è costituita sostanzialmente da un trave, alle cui estremità sono assicurati i capi di una lunga fune. A questa vengono applicati, a distanze regolari, dei ciuffi di rete. Infine, un grosso sasso serve da zavorra, perché l'ingegno possa calare a fondo. I pescatori di corallo rischiavano la vita in passato, ancora oggi la rischiano per raccoglierlo dagli abissi marini, e a me interessava raccontare questa parte del mondo legato a questo dono del mare. Quindi dicevo che poi c'è anche l'amore, insomma c'è una storia forte d'amore di cui non voglio svelare molto, però ci sono questi due ragazzi appartenenti a due famiglie che sono in lotta, in cui c'è sono rancori e vendette mai sopite, che anzi riemergono con forza facendo da ostacoli a questa storia d'amore. Quindi un classico ma rivisitato nel mare.
Sì, perché nel romanzo sono contenuti tutti i sentimenti, e non solo i sentimenti e le emozioni, ma le passioni, quindi che vanno oltre anche il raziocinio e il buon senso. Sono quelle passioni spinte al limite, c'è l'odio, c'è il desiderio di vendetta, c'è il rancore e in questa gamma di sentimenti e di emozioni e di passioni c'è anche l'amore. Un amore raccontato non fine a se stesso. L'amore che io racconto tra Achille e Regina, Regina è la cercatrice protagonista del romanzo, è un amore che è funzionale poi a ciò che io voglio veicolare come messaggio, cioè queste giovani anime che riescono a creare qualcosa di puro, innocente come il primo amore tra due ragazzi e che va a spezzare quello che è una sorta di filo conduttore, di filo che continua da un passato molto remoto, rappresentato dai genitori, ovvero questo desiderio di vendetta, di rancore, legato appunto a una società, a una famiglia arcaica, una società improntata con dei valori molto, molto vecchi, ma che spesso portano qualcosa di non positivo, anzi, spesso sfocia nel sangue. Loro interrompono tutto questo, fanno in modo che questa guerra non diventi una faida, e il messaggio mio era proprio questo: i ragazzi che simboleggiano non solo il presente ma il futuro, che va a strappare poi con il passato, un passato portatore di valori non positivi. E quindi la Sardegna è anche vista in questa forma più positiva anche rispetto a certe produzioni letterarie, la Sardegna che consegna anche un messaggio di speranza.